grande cambiamento, perché quando ho cominciato sulla roccia era un sport sconosciuto. Non ho mai visto una foto dell'arrampicata prima di andare a arrampicare. Allora penso che la differenza è enorme. Nella sala artificiale è semplice, è una questione di forza. Però sulla roccia è molto più sottile e più completo anche. Penso che è bene di cominciare l'arrampicata anche in palestra, ma è molto più importante di essere fuori sulla roccia naturale. Per me è molto più interessante, c'è un aspetto natura che manca in questa società di oggi. Chiaramente quando l'arrampicata va a Olimpia va a attirare l'attenzione di gente, di masse, e penso che porterà tante persone sulla palestra, forse non molto di più sulle falesia. Penso che sarà più in palestra artificiale. Questo aspetto vuol dire che abbiamo più responsabilità di sostenere la falesia e di controllare tutte le cose che distrugge la falesia. E anche a livello popolazione, quando c'è troppa gente non è piacevole di stare a aspettare per la gente per arrampicare. Questo è il solo aspetto un po' negativo. Adam Ondra è una persona grande, lui è una persona che mi piace tanto, è un buon esempio per la generazione di oggi, perché lui rispetta la roccia e arrampica dappertutto, è polivalente e anche rispetta la natura. E penso che per i giovani che guarda una persona così è inspirante, è molto positivo. E per gli altri, per questa generazione che sta sempre con tecnologia, l'arrampicata offre un'occasione di uscire di questa mentalità, di essere in natura diretta. E penso che è un buon equilibrio.